Ciao a tutti, bentornati nuovamente nel buco dell'Hobbit. Ultimamente riesco a far uscire molti video velocemente. Questo è un video che avevo fatto. Abbiamo giocato la partita non troppo tempo fa, volevo far uscire il video brevemente. Tempo fa ho parlato dell'espansione Smaugvive, mini espansione non ufficiale di Franatleti e Barbarisco, della comunità spagnola di gioco online. E aspettavamo un battere proprio di una partita, ad esempio, e sono riuscito a giocare ben due partite con Barbarisco, che è uno anche dei giocatori più forti della comunità internazionale di sempre, top probabilmente giocatore spagnolo di sempre, e, che è molto conosciuto per essere un gran giocatore dal punto di vista di militare per i popoli liberi. Infatti, quello che è successo per me non è la prima partita è stata essenzialmente una partita al gioco base dove lui faceva i tentativi di vittoria militare con i popoli liberi. Io cercavo di andare a risolvere un po' le situazioni. E il problema è che non c'è stata praticamente nessuna occasione di giocare la mini espansione in quel contesto. Capita, a volte ci sono partite del genere, quindi non era molto interessante da mostrare. Però nella seconda c'è stata un po' di interazione, anche se non tutto dell'espansione è stato giocato, però un certo Smaug finalmente si fa vedere. Smaug vive, letteralmente. E quindi io giocavo Ombra e Barbarisco giocava Popoli Liberi. Questo sarà un batterello più rapido, non starò a spiegare tutte le cose specifiche di ogni movimento, di ogni decisione, ma andrò un po' più sulle scelte dovute all'espansione. Qui abbiamo Barbarisco che inizia pescando Sentieri di Wose e una carta degli Ent. Tra l'altro queste carte degli Ent hanno un piccolo bug perché fanno riferimento alle carte della premedizione. Però vabbè, uno può individuare le carte dell'espansione Battaglia Terza Era per la prima edizione, ma uno può individuare rapidamente il corrispettivo nella versione della seconda edizione. Mentre io ho pescato l'Orda che arriva dall'Oriente e la compagnia si scioglie. O il ricevimento dalla compagnia, non ricordo mai. Ok. Un occhio nella caccia, ne prendo un altro, compagnia che parte così, lui passa, io qua decido di mandare i Sagani in guerra per mettere Saruman nel prossimo turno, muove la compagnia, viene presa, è un 1, prende il danno, non sta a perdere subito Gandalf, siccome non c'è Saruman, mi chiedeva se stavo facendo il broadcast on Twitch, ho detto sicuramente no. E, poi qua faccio movimenti di esercito del Barad-dûr nel Gorgoroth e da lontano a Rad vicino a Rad. E lui decide di iniziare a spostare con questo risultato mobilizzazione esercito dai Colli Ferrosi a Valle e da Carroccia all'antica foresta, l'antica Via Silvana. Questa è una mossa molto importante perché ricordiamo che Smaug può essere risvegliato nelle seguenti modalità: o tramite l'effetto della carta, o utilizzando due risultati personaggio da parte del giocatore dell'Ombra, ne utilizza entrambi e risveglia in Smaug, non attivi. Oppure se un qualsiasi esercito, sia dell'Ombra che dei Popoli Liberi, ritira dentro la tana di Smaug, che all'inizio della partita era Erebor, ma nel corso della partita potrebbe diventare un'altra fortezza dei Popoli Liberi, o se un compagno dei Popoli Liberi entra a Erebor. Lui così di fatto mettendo di fronte a Erebor una sorta di muro di eserciti dei popoli liberi, mi crea il rischio, vabbè, effettivamente non è tanto il rischio di attivare Smaug, cioè quello è un vantaggio per me, però Erebor è vuota, Erebor è vuota e se io non riesco ad andarla a prendere in tempo, lui può metterci dentro delle unità dentro per poterla difendere. Ricordiamo che in questa espansione Erebor è vuota, ma non sono punti. Non è difesa dai popoli liberi. Però, se un esercito di popoli liberi dovesse entrare a Erebor, non è che guadagna punti militari come nel destino di Erebor. Semplicemente i popoli liberi prendono una loro fortezza che apparteneva a loro. È in verità l'Ombra che se riesce a prendere Erebor allora guadagna 2 punti e visto che Erebor è vuota diventa un bersaglio molto appetitoso ecco in questo tipo di scenario.
Però bisogna fare appunto attenzione alla grande quantità di truppe extra che si trovano ai Colli Fregosi, a Rame Boscoso o anche semplicemente a Carroccia. In ogni caso, io pesco una carta strategia adorata per la Grande Guerra. Qui c'è stato un attimo di casino. C'è stato un attimo di casino perché c'è stato anche un problema di connessione. Praticamente, nello scenario, credo che i nani non solo siano attivi, ma sono avanzati anche di uno sulla casella politica e forse anche il nord è anche avanzato di uno, però gli elfi sono dietro di uno e lui adesso utilizza un risultato mobilitazione per avanzare gli elfi. Quindi elfi, nani e nord sono a due passi dall'essere in guerra. A questo punto io muovo verso Minas Morgul e il Morannon. Mi avanza gli elfi nuovamente. Io qua vado nel Dragonlord. Secondo turno io pesco la carta che mi permette Serpente di fuoco, Worm of Fire, la carta che effettivamente mi permette di attivare Smaug e anche la follia di Denethor, mentre Barbarisco pesca Mantelli Elfici e Cavalieri di Theoden. Un occhio nella caccia, faccio questo tiro con tanti risultati palanche, lui fa questo altro tiro e io qua mi dico, allora, idealmente varrebbe la pena attivare Smaug con un esercito e poi dopo, una volta che lui è andato ad attaccare un'altra fortezza dei popoli liberi, non lo so, tipo Rame Boscoso, Lorna, quello che è, e si è fatta la sua tana lì nuovamente, poi si potrebbe riattivare nuovamente grazie all'effetto della carta Serpente di Fuoco. Il problema è che io non so quando riuscirò effettivamente a mettere Rebok sotto assedio e ho tutti questi risultati palanteri in mano e la mia idea è del tipo, ma perché non iniziamo a utilizzare fin da subito Smaug o poco alla volta iniziare a risvegliarlo, utilizzare questa carta e iniziare a fare un po' di macello. In ogni caso lui inizia giocando subito Cavalieri di Theoden e cicla in, grazie all'abilità di Gandalf la Guida, in Saggezza di Aegon. Adesso io pesco un'altra carta strategia, pesco combattenti Uruk-hai, mi passa e qua mi gioco il Serpente di Fuoco e attivo Smaug, finalmente Smaug vive e voilà. A questo punto Smaug non fa granché perché non c'è nessun esercito a Erebor, però io potrei con una sola azione per turno utilizzare un risultato personaggio, turno nel senso un turno completo di gioco, come turno 2 adesso. Utilizzare un risultato personaggio per spostare Smaug in un'altra fortezza dei popoli liberi controllata dal giocatore dei popoli liberi e poi di conseguente con un altro risultato personaggio iniziare ad attaccarlo. Quando attacchi con Smaug, ricordiamo, tiri semplicemente 3 dadi e colpisce al 4 e niente, non avanza neanche quella nazione politicamente perché Smaug non rappresenta neanche qualcosa associato a Sauron o ai Sauron ed Essendring o a Isengard, è semplicemente una minaccia naturale. Per così dire. Niente, quindi Saruman entra in gioco. Lui passa, io a questo punto pesco Benzerocchi Uomini Goblin. Lui muove, viene preso, un 2 può perdere Gandalf, adesso entra in gioco Gran Passo. E mi domando se vale la pena iniziare a spostare Smaug o iniziare a spostare le truppe verso la Dew Line. Ed è quello che Dew Line è intesa come Dale, di Dale e Erebor, W in inglese, Woodland Realm, Rame Boscoso, che è praticamente tutta la regione qua a nord-est. Però mi dico che preferisco mandare velocemente delle truppe verso quelle zone perché voglio portare Smaug, voglio spostarlo, non grazie a risultati personaggio, ma spostarlo grazie a risultati esercito, perché se Smaug si trova nello stesso esercito dell'ombra si può spostare insieme ad esso. Quindi mando una regolare a Moria, siccome in mano comunque i combattenti Uruk-hai potrebbe essere utile per Lorien, e intanto parto verso nord-est con l'esercito da Morannon, perché temo che ci sarà bisogno sia di questo esercito che sia del supporto dei Sauron ed Essendring, ho bisogno di molte unità lassù.
Lui a questo punto può giocare Guair, Guair che ricordo che ha molte interazioni con i compagni. E io qua continuo a spostare i miei eserciti verso il nord. Terzo turno, pesco, i Nazgûl attaccano e gli orchi si moltiplicano nuovamente, mentre lui pesca lungo giorno e notte e cordefica. Io qua credo di, adesso non mi ricordo esattamente, ma forse scarto, la compagnia si scioglie. E il combattimento è utile, il diavolo di Orta è anche utile, mezzi occhi uomini goblin è molto utile, gli occhi si moltiplicano nuovamente in questa situazione, può essere molto utile. Forse scarto Adunata per la Grande Guerra, perché voglio tenermi l'attacco di Nazgûl per rallentare la compagnia ulteriormente o per ciclare, per spostare i Nazgûl efficacemente verso le zone di attacco. Qua credo che sì, scatto, la compagnia si scioglie e poi sì, Adunata per la Grande Guerra. Un occhio nella caccia, ne tiro altri due, tre occhi totali e voilà, questo è il tiro di Barbarisco che ha avuto pochi movimenti finora. Io intanto mando Sauron in guerra. Adesso il mio piano è di attaccare. Vediamo, adesso non mi ricordo esattamente cosa ho fatto, però lui muove, non viene preso, io a questo punto muovo nel Rovegno del Nord. Settentrionale e nel Southland in Vale. Lui a questo punto sposta truppe da Edoras a Lovesfalda e dall'antica via Silvana a Valle. A questo punto attacco l'antica via Silvana, non utilizzo carte, il nord avanza. Lui ha una carta strategia che è confusione, però non mi fa nessuna hit, riesco a fare una hit. A questo punto entra in gioco una tessera blu 1-0 e io qua decido di attaccare, credo immediatamente Valle. Ah no, scusate, non Valle, forse Riame Bosco, non mi ricordo. Forse Valle. Sì, perché. Ah no, decido. Ah no, ecco, esatto. Con molta calma decido di prendere Carroccia perché non voglio andare che. Non voglio permettere che rinforzi potenzialmente Riame Boscoso o Erebor. Però al tempo stesso prendo Carroccia così che mando il Lord in guerra e posso giocare Restrigone in questo turno, e intanto muovo dal Southland Vale ai campi di Celebrant. E lui a questo punto decide di reclutare una fortezza elfica anche se non riesce, gli faccio notare, non può, gli faccio notare l'errore. A questo punto lui sposta gli eserciti del nord in guerra da valle dentro il rame boscoso, cosa di cui a me va bene. Crea meno complicazioni militari e poi attivando Smaug che probabilmente lo manderò sul rame boscoso aiuterà anche contro queste elite extra. E tanto le restre con il gioco. Quarto turno, io pesco gli occhi si molti. Ah, scusate, Stormy Crybane e l'ombra si allunga, o l'ombra si muove, l'ombra si allunga credo. Lui pesca bastone uno stregone e guarda la cittadella. Qua non mi ricordo cosa ho scartato, forse ho scartato. Boh, non mi ricordo onestamente. Vediamo un po', lui scarto Stormy di Crebane, sì. E poi gli occhi si moltiplicano nuovamente. Decido di abbandonare l'idea di. Gli occhi si moltiplicano nuovamente perché sciami pipistrelli è più interessante. Un occhio nella caccia, un altro occhio. Interessante per me. Lui va a prendere Angmar. Siccome il nord in guerra prende un punto militare e intanto va a difendere il fosso di Helm. E io qua avanzo il sudore di Estrling verso la guerra. Muove la compagnia, non viene presa. Io a questo punto attacco Lorien. Lui rinforza nuovamente il rame boscoso. E qua attacco di nuovo il rame boscoso. Ripassa. Io qua gioco mezzi orchi, uomini goblin. Nel rame boscoso perché ho l'impressione che qua ci sarà veramente bisogno di supporto. Ripassa nuovamente, io a questo punto attacco il rame boscoso e utilizzo la carta Sciame dei Pipistrelli. Non è che è un attacco per iniziare a indebolire una fortezza, non ho in piano, in previsione di effettivamente prenderla, ma voglio anche un po' utilizzare delle carte strategia qui in mano perché le sto scartando da troppi turni e avrò anche risultato Palantir. Insomma, voglio poter utilizzare le carte di combattimento qui in mano. Vado di Sciame Pipistrelli, lui dispone con carica che sarebbe stata perfetta, però purtroppo Sciame Pipistrelli. Vediamo
Nessuna hit da parte mia, lui mi riesce a fare 4 hit di ritorno comunque, quindi sto soffrendo abbastanza. E qua dovrei entrare in gioco smano a un certo punto. Sì. Lui avanza grondo verso la guerra e io a questo punto pesco una carta strategia e pesco Pozzi di Mordo. Quinto turno, io pesco il Palantir di Orthanc e Olugai, mentre lui pesca Fiali di Galadriel, madonna, ha pescato praticamente tutte le tessere blu e aiuto inaspettato. Qua lui adesso scarta Bastone dello Stregone, ragionevole, una delle carte meno utili, e io qua credo il Palantir di Orthanc, ah, il Nazgûl attaccano, e forse, ah, la Furia di Denethor, il Palantir di Orthanc, sì, boh, bisogna vedere, potrebbe essere utile. Un occhio, ne viene tirato un altro, e lui fa un tiro che lascia presagire molto movimento per la compagnia, l'entrata in gioco di Gandalf il Bianco. E io ho tanti risultati personaggio e li potrei utilizzare. Potrei utilizzare uno di questi per muovere Smaug e un altro per attaccare con Smaug. Però mi dico che secondo me diventa più utile se riesco a spostare Smaug grazie a uno dei miei eserciti. E intanto riesco a mandare in guerra il Sudore Nesterling. Quindi questo è il mio piano. Io adesso voglio mandare in guerra il Sudore Nesterling. Cambiare un po', cambiare un po' la distribuzione di Nazgûl e intanto spostare questi eserciti da il Southrun verso i Colli Ferrosi e andare probabilmente su Erebor e andare a portare rinforzo a Rame Boscoso. Mi metto in gioco a Fangorn, Gandalf il Bianco, io a questo punto avanzo su Dol ed Estrem verso la guerra, lui avanza con la compagnia, viene preso un occhio in uno rivela. Prende il primo punto, passa attraverso Moria, tessera di Moria e un occhio, quindi niente, è andata bene finora. Io adesso sposto il comando di Nazgûl, lascio un comandante anche a vicino a Rad nel caso dovessi pescare corsari di Umbar per attaccare Dol Amroth. Passa, a questo punto decido di avanzare su rune dell'est. Lui nasconde la compagnia, qui gioco l'orda che viene dall'Oriente. Lui muove di nuovo, non viene preso, a questo punto attacco i Colli Ferrosi, i nani avanzano sulla tabella politica, io non uso nessuna carta e lui ha confusione che però di nuovo non mi fa nessun danno, io riesco a prendere i Colli Ferrosi, guadagniamo così anche un punto militare e i nani sono in guerra. I nani sono in guerra ma non hanno insediamenti perché Erebor non è considerato un insediamento nanico. Lui qua passa e io entro a Erebor, così mi prendo 2 punti militari e finalmente Smaug lo posso iniziare a spostare sulla mappa. E a questo punto attacco anche Valle, non utilizzo carte. E adesso Smaug può anche attaccare. Come può attaccare con l'esercito? Come ho spiegato anche nel video di spiegazione del regolamento tempo fa, funziona così: il giocatore dell'ombra sceglie una carta, poi cioè il giocatore che attacca sceglie una carta, il giocatore che difende sceglie la carta, poi vengono svelate le carte e prima di risolvere le carte il giocatore dell'ombra può decidere se utilizzare l'attacco di Smaug in quel turno. Se così fa deve poi tirare un dado 6, se esce un qualsiasi risultato tranne che uno, l'attacco di Smaug verrà rivolto contro l'esercito dei popoli liberi. Se invece viene fuori un risultato di 1, l'attacco verrà rivolto contro l'esercito dell'ombra. Dopo aver tirato questo dado, poi l'ombra tira 3 dadi e colpisce al 4. E quei danni possono essere rivolti o contro i giocatori dei popoli liberi, se con il dado si è tirato prima si è ottenuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, o contro l'ombra se si è ottenuto 1. E poi si risolvono gli effetti delle carte a combattimento. Ok, io decido di non utilizzare nessuna carta per questa ragione. Lui anche non utilizza nessuna carta. A questo punto decido di utilizzare l'attacco di Smaug. Tiro un dado, è un 2, quindi i danni andranno contro l'esercito dei popoli liberi. E qua io tiro 3 danni, 3 dadi, e riesco a farli 2-6-2, quindi una hit. E poi con l'altro attacco che faccio gli faccio 0 perché purtroppo Valle è considerata come una fortificazione e quindi il 5 non è abbastanza. Lui non mi fa nessuna hit di ritorno, io presso e lui va nel Rovegno del Nord. Sesto turno io pesco Vermilinguo e ritorno delle stregone, probabilmente scarterò Vermilinguo e lui pesca, sì, infatti lui pesca gli uomini morti di Dunclivo e un potere troppo grande.
Questa schiattata qua non lo so, forse non lo so, scelta tosta, cosa scarti qua? Lui scarta, sì, scarta sentire di Muse, ok. Compagnia di Chiara, negli Emimmuin occidentali, tre passi per arrivare a Mordor. Io intanto sono a tre punti militari, però ho l'impressione che riesco a prendere il rame boscoso in questo grado grazie a Smaug. Un occhio nella caccia, me ne vengono tirati altri tre, quattro occhi nella caccia. Lui si muove, non viene preso. Io a questo punto metto in gioco un'elite a Moria. Lui minaccia di andare a prendere, va a rinforzare meglio il fosso di armi, minaccia di andare a prendere Dol Guldur, però a me rimane un risultato di mobilitazione in più e metto un'elite a Dol Guldur, nessun problema. Lui muore la seconda volta, viene preso due volte, un 2 di vela, che decide di prendere con il random. E prende Legolas, ok, quindi rivelato nel Dagornad. Io a questo punto decido di spostare gli eserciti per andare a rinforzare Lorien e sposto Smaug insieme al Restregone con un altro esercito sopra il rame boscoso. Lui nasconde la compagnia, a questo punto decido di attaccare il rame boscoso e scelgo una carta personaggio perché voglio ciclare potenzialmente, voglio utilizzare il Pallantra di Horta con Condamare come la morte perché magari potenzialmente pesco in qualcosa in tempo crudele, magari la compagnia deve ritardare un altro turno, oppure magari no, e comunque fa bene iniziare secondo me, cioè intanto Palantir di Horta che non ho intenzione di giocarlo, voglio spuntare su un militare duro. E lui non può giocare. Tra l'altro lui, e di questa cosa io me l'ho dimenticato, grazie all'abilità di Smaug, siccome non ci sono compagni nella battaglia, il comando dell'esercito dei popoli liberi è completamente annullato per il resto della battaglia e il giocatore dei popoli liberi non può giocare carte. Io di questa abilità aggiuntiva di svago me l'ho completamente dimenticato, ma l'avevo spiegato anche nel regolamento. Quindi Smaug è devastante in ogni caso. Quindi faccio prima l'attacco di Smaug, tiro per il dado 6 per vedere se subisco io i danni. Però riesco a fare 4 e quindi niente, i danni verranno subiti dal giocatore dei popoli liberi. Gli riesco a fare un danno con un 5. Qui riesco a fare 3 danni grazie all'attacco, quindi mi è andata veramente di lusso. Lui risponde con un danno solo perché non può ritirare 5 attacchi, non può attaccare con rigore grazie all'abilità di Smaug. Decido di pressare perché adesso improvvisamente il rame boscoso è diventata molto fattibile. Prima sembrava impossibile, adesso rimangono solo 5 regolari dentro e sembra molto fattibile. Ciclo grazie al Restregone in. Qui però faccio un errore e glielo dico subito. Qui andiamo avanti un attimo, però poi ricorreggiamo subito e dico qua ho fatto un errore, ho cercato una carta strategia dove ho cercato una carta personaggio. E adesso qui abbiamo ricorretto e ciclo in ferita Mogul. E qua credo di andare di. Credo di andare di sciamani pipistrelli. Ah no, battaglia disperata perché lui non può giocare carte. Lui non può giocare carte. Quindi sì, vado direttamente di battaglia disperata. Tra l'altro qua c'è un errore nel replay. Shadows Gatherer mi è rimasto in mano, ma io effettivamente non ce l'avevo e non credo che lo utilizzerò. E poi vado di sciamani pipistrelli, insomma riesco a fare tre hit e cade il rame boscoso che da fortezza che sembra essere inespugnabile è caduto immediatamente grazie al supporto di Smaug. Lui a questo punto utilizza un anello per cercare di entrare a Mordor questo round, viene preso due volte, non lo rivela, ok viene rivelato dentro, si pescano zero, tutto a posto. E a questo punto siccome l'ho pescata gioco ferita Mogul e la sua corruzione va a 5. Non che spero di riuscire a rallentarlo troppo in quella direzione, però vabbè. Intanto pesco Ridaccelo per il turno 7 e Ombre sulle montagne nebbiose, mentre lui pesca la casa dei sovrintendenti e Imrel di Dol'Amroth. Quasi mi posso aspettare che scarterà la casa dei sovrintendenti e gli uomini morti di Dunclivo. Ah no, no, si tiene la casa dei sovrintendenti, come mai? Ah, preferisce tenere l'abilità di difesa coraggiosa siccome ha Gandalf il bianco in giro. Perché siccome lui si è fatto qualche calcolo ha detto adesso io riesco molto probabilmente a prendere anche Lorien, anche se c'è un potretto più grande però probabilmente riesco a prendere Lorien, quindi vado a 7 punti militari, poi mi rimangono altri 3. Non è assolutamente impossibile e quindi
vuole sicuramente utilizzare Gandalf da qualche parte in giro per difendere i suoi punti militari e preferisce utilizzare effetti difensivi come difesa coraggiosa. Lo posso capire. Tanto questa è la Hunt Pool, che sembra essere molto buona per coppoli liberi, anche per questo forse ha deciso di scartare una tessera blu. Un occhio nella caccia, ne ho tirati altri due, lui ha tanto movimento, inizia nascondendo, io a questo punto butto la tessera e ridaccelo. Lui si gioca prima la carta degli Ent per farmi dei danni a Orta, che mi riesce a fare uno, per poi giocarsi Fiala di Galadriel. Siccome poi Smaug ha partecipato all'attacco di una fortezza dei popoli liberi e ha conquistato quella fortezza, adesso il rame boscoso diventa la nuova tana di Shellob, che quindi diventa inattivo. E diventa di nuovo inattivo. Per riattivarlo nuovamente, appunto, ti serve o la carta, ma l'ho già giocata, o due risultati personaggio, che grazie all'anello potrei eventualmente farlo, però probabilmente non lo farò perché non so se mi conviene in questa maniera. Oppure spostare un esercito dei popoli liberi dell'ombra dentro la tana di Smaug, o spostando un compagno dentro la tana di Smaug. E io infatti domando: ma quindi cosa succede se adesso io sposto una parte dell'esercito che si trova a valle del rame boscoso e si attiva Smaug nuovamente? Lui controlla. No, deve essere un esercito in questo caso dei popoli liberi. In questo caso. E Reborn è un'eccezione, ma per tutte le altre deve essere un esercito dei popoli liberi. Quindi lui muove, è un 1 rivela. La corruzione va a 6, viene rivelato. Io a questo punto attacco il Pelargir perché sono deciso di andare dritto per dritto su Dol'Amroth, siccome ho anche l'anello. Ho l'anello e poi niente, solo un anello, niente di più. Riesco a fare un hit. Lui nasconde la compagnia, non sta neanche a rinforzare la situazione ad Dol'Amroth. Io a questo punto prendo il Lamed e vado a rinforzare Logan. Lui passa, utilizzando l'anello attacco Dol'Amroth. Lui gioca Imrahil. Mi domando allora a questo punto perché non abbia utilizzato sia il Must che Imrahil per rafforzare Dol'Amroth, però magari diceva me ne basta solamente uno di questi effetti, intanto avanza con la compagnia. E poi metto in gioco la bocca di Sauron a Dol'Guldur. Ottavo turno, lui pesca andata e ritorno e l'ombra si allunga. E io pesco Corsari, che purtroppo l'ho pescato adesso, avessi saputo non avrei fatto tutti questi movimenti per andare a prendere Dol'Amroth. E gli spettri sono in caccia. Io appunto c'è il bug, non devo scartare nessuna carta perché non ho la carta, l'ombra si infittisce. Un occhio nella caccia, ne tiro altri tre. Lui fa un risultato che praticamente gli dice di corri, corri, corri. Inizia muovendo ed è uno zero, quindi rischia di vincere in questo turno con la compagnia. E io qua devo cercare di capire. Studiare esattamente bene la situazione e capire come cercare di vincere questo round. Quindi inizio subito con gli spettri sono in caccia perché ho paura che lui potenzialmente abbia anche in mano le navi di Círdan e che non l'abbia giocata subito perché aspettava che spostassi Nazgûl su Dol'Amroth, che intanto voleva muovere. Però se gioco gli spettri sono in caccia guadagno un tempo e gli attacco immediatamente Dol'Amroth, che spero di riuscire a vincere e di conquistare questo round. E sposto anche un po' di Nazgûl da Minas Morgul a Lórien, perché sì, voglio prendere anche Lórien in questo round. E con cosa inizio? Non mi ricordo, però ok, attacco implacabile mentre lui gioca senza tregua. Data la situazione, credo che mi prendo una sola hit e riesco a fare ben 4 danni. 4 danni e lui di ritorno anche me ne riesce a fare 4 più 1 a 5. È stata una battaglia assurda, però probabilmente riesco a prenderli Dol'Amroth. A questo punto io faccio un press and draw e pesco cioè presso e pesco e pesco Diavoliere di Orthanc, che sarà molto utile su Logan. A questo punto decido di non utilizzare carte, neanche lui, non riesco a fare nessuna hit, neanche lui di ritorno. A questo punto presso e devo cercare di prenderla adesso, perché ho fatto il calcolo che ho i dadi giusti giusti per riuscire a prendere anche eventualmente Lórien grazie ai combattenti Uruk-hai, e poi ho altri 4 dadi per
che mi aiuteranno a prendere o Edoras o a riprendermi per Agir. Quindi devo essere veramente veloce. E decido, mi dico che mi rimane, allora, tutto, riesco a fare tutto questo, posso eventualmente utilizzare un dado in più per prendere Dolamrot. Quindi preferisco non utilizzare carte perché per attaccare in questa maniera Lorien ho bisogno di tutte le carte a combattimento possibili a mia disposizione e riesco a fare una hit. Quindi sono riuscito a non utilizzare carte a combattimento su Dolamrot. Vado a 8 punti militari. Lui qua inizia a uscire su... vuole battermi sul tempo, vuole per andare a prendere Pelagi, sposta fuori Osgiliath da Minas Tirith e va nelle colline della Tower Hill, se non mi ricordo come si dice in italiano, insomma sposta i nani dall'area di Luin appena fuori probabilmente per andare a difendere la contea, scusate. E io qua senza perdere tempo devo utilizzare immediatamente i combattenti Uruk-hai, cosa che poi mi è andata bene perché l'ho sorpreso di nuovo. Io non sapevo che lui avesse in mano un potere troppo grande. Io ho fatto questa scelta appunto perché ho calcolato che avevi i dadi giusti giusti per poter vincere questo round e quindi devo tentare il tutto per tutto per prendere una Lorien non troppo difesa in questa maniera. Solo che lui poi mi ha messo dopo che l'ho un po' colto alla sprovvista perché aspettava che io spostassi del comando su Lorien per poi giocare la carta. Mentre in questa maniera lo colgo alla sprovvista. Vado di Lorien, gioco Diavoli di Orthanc, riesco a fargli due hit. Lui non me ne fa nessuno di ritorno. Poi qua gioco assalto mentre lui si utilizza senza tregua e riesco a fare nessuna hit e me ne riesce a fare due di ritorno lui e qua mi domando se utilizzare assalto o meno, decido di utilizzarlo e prendo 4. Sì, con l'assalto lo riesco a fare. Non ho capito bene cosa è successo qua. Vabbè, non importa. E alla fine io utilizzo un scontro mortale. Però è vero che rischia di essere una overkill, ma io devo essere sicuro di prendere Lorien con questo attacco. E riesco a prenderla con una hit e lui non me ne fa nulla e quindi vado a 10 punti militari e i restanti 4 dadi li dovrò utilizzare per o riprendermi i Pelaghi o andare a prendere magari anche Edoras. 1, 2, 3, 4 lo posso fare, sarà difficile, però insomma ho un punto militare su un altro punto della mappa. Dici di attaccare Pelaghi, io riesco a fare una hit di ritorno e riconquista Pelagir, quindi siamo a 9. Io a questo punto esco con gli eserciti da Minas Morgul e Umbargan e cerco di ottenere l'esercito più grande possibile per andare ad attaccare Pelagir. Mi passa. A questo punto inizio a rafforzare e metto assieme gli eserciti per attaccare Pelagir. A wizard is Lui never late, manda nor is Garbar he e early. insieme a He arrives Gwaer alla precisely difesa. when he Gwaer, che wants ricordiamo, si può muovere di un qualsiasi numero di un po' come Lazio, si può muovere ovunque sulla mappa dove voglia. Siccome sposta Gwaer, io avevo anche mezza intenzione, grazie a questo dato personaggio, di spostare, a parte che non avrei potuto. Allora, secondo la regola, tu puoi spostare Smaug solamente in un'altra fortezza non conquistata dai popoli liberi per far rinare una tana. Ma supponendo che fosse riuscito a spostare Smaug anche nell'Arondor occidentale, non avrei potuto utilizzarlo perché praticamente, cioè almeno avrei potuto utilizzarlo, ma per un round, credo, se non mi ricordo male, o per un round o per il resto della battaglia, Gwaer, no, credo che sia per un round di quel combattimento, Gwaer annulla qualsiasi effetto di Smaug. Quindi non sarebbe stata la cosa migliore fare una cosa del genere, probabilmente. Infatti a questo punto, anche perché non l'avrei prodotto, ma decido di portare il comando di 4 di Restregone, 2 Nazgul e decido di spostare la bocca di Sauron e altri 2 Nazgul nel Path Celebrant. Decido di spostare tutti i Nazgul lì perché tanto probabilmente Gandalf utilizzerà la sua abilità, ma intanto io voglio ciclare i carte con il Restregone, quindi insomma. Con la compagnia muove un 3.
con il random mi ripresero gran passo. Io a questo punto decido di attaccare per archi, non ho carte. Gandalf Gandalf è appunto brilla, quindi niente comando dei Nazgûl e niente, lui si gioca difesa coraggiosa perché appunto guarda anche conta come un compagno e quindi io posso tirare solamente tre dadi. Primo attacco non gli faccio niente, lui riesce a farmi un ente di ritorno, a questo punto oppresso, non ho carte e lui si gioca di nuovo un difesa coraggiosa, quindi ti dico solamente tre, però riesco a fargli due hit e lui di nuovo riesce a farmi solamente un ente di ritorno. Continuo a pressare, non ho carte, lui non ha carte, riesco a fare una hit, lui me ne riesce a fare una di ritorno, presso, nessuna carta, riesco a fare due hit e voilà, riesco a riconquistare a Pelagir e vinco all'ottavo turno. Con 10 punti militari con la compagnia che si trova a due passi dal Montefatto, partita molto chiusa e mi è piaciuta, anche se si sono visti per poco, comunque si è intuito il potere e l'abilità sia di Smaug che di Gwaire. Avrei voluto giocare anche Gollum in questa partita, ma non c'è stata l'occasione, lo puoi utilizzare solamente se la compagnia è rivelata nell'Alto Passo, Goblin Gate, Dimrildale, queste regioni. E Borg non c'è stata mai veramente occasione per giocarlo e quindi voilà, però insomma credo che comunque è stata una partita molto interessante che ha proposto scenari leggermente diversi su interazioni di alcuni eserciti, di come muove la compagnia o come difendere anche con alcuni compagni o meno. E voilà, questo è il battle report della mia partita contro Barbarisco per Smaug Vive. Quindi giocate a Smaug Vive, giocate, vi assicuro che è molto divertente. E metterò di nuovo nella descrizione di questo video il client Java, purtroppo in inglese, non c'è in italiano al momento. Se qualcuno fosse anche più a suo agio con lo spagnolo mi faccia sapere, perché siccome è stata sviluppata la comunità spagnola, la loro prima versione in spagnolo, e poi da lì lo possiamo portare sull'inglese, cioè posso condividere anche il client in spagnolo. Metterò il link in descrizione così potete giocarci liberamente come vi pare. E niente, cercavo di tenerlo un po' più stretto possibile con questo video. Io vi ringrazio nuovamente per avermi seguito e alle prossime partite, i prossimi video probabilmente saranno un po' appunto su. Ho già fatto uscire un video dove ho parlato della prima partita della semifinale del campionato mondiale giocata tra Marco Molaro e Seth Baim, giocatore leggendario internazionale. Quindi le prossime partite e i prossimi video copriranno un po' l'incredibile impresa che stanno compiendo sia Marco Molaro che Michele Campolo come italiani che sono arrivati entrambi nella semifinale del campionato mondiale 2023. E sì, poi usciranno altre 4 chiacchiere a modo e continuerò anche con la mia serie di sui video degli scenari alternativi. Forse il mio prossimo video sarà un po' più relax, sarà qualcosa un po' più non richiederà un video di spiegazione, probabilmente farò un video semplicemente di battle report diretto, sarà su qualcosa che è già più o meno conosciuto nella comunità. Si tratta di una mini espansione ufficiale, ovvero lo scioglimento della compagnia, è un setup iniziale un po' diverso dove il gioco inizia da una sorta di mid game, quindi sì, farò un video probabilmente su quello per continuare sulla serie di scenari alternativi un po' meno conosciuti. Io di nuovo vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.